Intanto si sono fatte 11 e un quarto. È ora della biretta. Intanto prendiamo un po' di sole. Pochissimi giorni fa abbiamo fatto 12 mesi che viviamo in camper, quindi abbiamo fatto un anno. Viviamo in questo piccolissimo mini appartamento di solo 5 metri quadri. Non siamo per niente pentiti di aver fatto sta scelta di vita, anche perché non ce l'ha obbligato nessuno a farla. La nostra è stata solamente una scelta. Come fai a essere felice quando apri la porta di casa e c'è questo? È impossibile non essere felici. 5 metri quadri, piccolissimo, però c'abbiamo tutto. C'abbiamo un letto, c'abbiamo un altro letto, c'abbiamo la cucina funzionante, acqua, frigorifero, un altro divanetto a L, bagno, doccia, non ci manca niente. Spazi un po' ristretti, però non ci manca davvero niente. È una cosa che posso consigliare perché svegliasse tutti i giorni sotto un cielo e un sole nuovo e diverso, vi posso assicurare che non c'ha prezzo. Quindi è una cosa che posso solamente consigliare. L'unica cosa di contrario, tra virgolette, lo metto sempre tra virgolette, è che devi essere disposto a rinunciare. Non quello che vuoi fare, ma se sei disposto a rinunciare a qualcosa, perché ovviamente abituato alla vita all'interno di una casa dove gli spazi sono 10 volte di più, ovviamente vivendo in camper devi rinunciare a qualcosa. Uno di questi, cosa fondamentale, è proprio lo spazio. Quindi spazi ridotti, però c'è tutto quanto, come una vera e propria casa. Non cambia niente, cambia le dimensioni, però alla fine il contenuto è lo stesso. Dingo, invece di abbaiare, vai a mangiare. Dai, ognuno ha il suo. Perché dovete mangiare insieme? Perché dovete ringhiare e mangiare insieme? Quello là, la chi va di là allora? Cazzo sul serio, eh? Basta abbaiare, dovete mangiare, dovete mangiare. È come se, che ne so, ti faccio un esempio stupido. È come se preparo un chilo di pasta. Perché guardi qua? Devi guardare di qua. È come se preparo un chilo di pasta, te ne mangi 800 grammi e io me ne mangio 100. Che cambia? La quantità, ma il contenuto che sta all'interno è uguale, amico. Non me va di dite se, quanto e come. No, la rifaccio. Per quanto riguarda le spese, è facoltativo, è personale sta cosa. Se sei abituato a fare un certo tenore di vita, pure che abiti dentro al camper, poi spende benissimo 2000 euro al mese. Se invece
noi ci manteniamo lavorando solamente il sabato e la domenica. È un anno che apriamo solamente il sabato e la domenica, per scelta, per scelta, perché penso che i soldi, quei pochi soldi, quei pochi spicci che io faccio per il sabato e la domenica, io riesco a vivere tranquillamente fino a poco fa, perché mo la situazione sta a essere complicata pure il sabato e la domenica. Perché te stava di qua la cosa? Mi son pallato. Vabbè, comunque. Ah, beh, ti stava a dire di... Mettete dritto, così. Ti stava a dire... Ti stai zitto quando parlo? Perché devi abbaiare quando parlo? Non puoi abbaiare quando sto zitto? Perché devi sempre abbaiare? Buongiorno. Guarda dentro. Boh. Vabbè, comunque... È uguale. Ti mazza che callo. Innanzitutto a febbraio andremo verso nord, quindi supereremo il confine. A febbraio, perché devo sistemare un po' i pannelli solari, cioè voglio averci un'autonomia maggiorata, quindi una volta sistemate tutte ste piccolezze, devo cambiare i pannelli solari e li devo mettere più potenti. Metteremo all'incirca 400 kW dei potenti. Watt. 400 watt, no kilowatt. 400 watt. A metà febbraio, se c'è sta da divertirsi, perché supereremo il confine, andremo prima in Francia e poi supererò il confine con la Spagna. E poi non lo so, vivremo giorno per giorno e poi decideremo strada facendo quello che fa. Però visto che adesso è cominciato il 2022 e questo è il mio primo video del 2022, sono stato fino adesso non ho pubblicato più, saranno una ventina di giorni che non pubblico più, un po' perché non mandava, un po' mi sta a distruggere sta situazione lavorativa che non si lavora più, e quindi sto un po' giù de morale, pure che c'è star sole che ti deve mettere a carica, perché il sole oltre a caricare i pannelli solari a me mi ricarica pure a me. Però mi sta diventando una situazione un po' tosta da manda giù. Però come ti ripeto, io sono tipo forte, se devo ricominciare tutto quanto da zero, ricomincio tutto quanto da zero. Ovviamente ci butteremo pure sui mercatini, quindi tutte le borse, collane, quella che fa Daniela, cercheremo di andare avanti così. Quindi, però adesso è come se... tra virgolette ce n'ho un po' bisogno, quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, se te va, se te fa piacere, ovviamente non deve essere un obbligo, tanto è tutto gratis, io non chiedo soldi e il canale non ti chiede soldi, è una cosa completamente gratis. Iscrivendoti rimani aggiornato su tutte le cazzate che faccio, che possono essere cose serie o possono essere sciocchezze, non importa, seguimi. Come faccio a capire se mi segui o no? Puoi mettere pollice in su o un pollice in giù, l'importante è che mi segui. Secondo non c'è il secondo. Mi devo inventare un'altra cosa per fare un stacco immagini. Mo ci penso. Che tocca fa? Pezzi diversi? Non lo so. Non ti dico che ci saranno cambiamenti, perché... ma mi devo inventare qualcosa.
Anzi, manco più. Non si può più fancacchia, là, così non si può fa. Così non si può fa. Mi devo inventare un'altra cosa per fare un stacco immagini. Mo' ci penso. Non va. Devo essere più concentrato. Stai zitta.